Allora, vediamo che cosa ho comprato. Ho comprato questa, che è una maschera riposante per gli occhi, io penso. Poi ho preso questa, che non l'avevo portata con me, ed è importantissima, ed è una maschera per la notte, di Shiseido, dice che è una cosa nuova. Poi ho comprato questo, sempre di Shiseido, Ma se fai così finiamo tra 7 giorni. ed è una maschera viso. Poi le proverò e vi saprò dire, miei amici e amiche. Questa è per le borse sotto gli occhi, mi sembra molto esplicativa l'immagine. Questo è un bel malloppo, perché mi pare che dentro ce ne siano 10, e sono delle maschere sempre per il viso. Quello che fa non lo so bene, però mi fido. Poi ho preso quest'altra, che si chiama Lululun, e anche questa mi sembra una maschera per il viso, face mask. Ce ne sono 7 qua dentro, e questa è la prima spesa. Poi la seconda, questa in questa bustina qua, la bustina. Mi sa che è arrivato il tè, quindi sto facendo nel frattempo anche il tè. Allora, questa era carina l'immagine. Non so però che cosa ci sia dentro. Penso che forse dovrebbe essere del sapone per il bagno. Queste sono le salviettine che tolgono l'oleosità dalla pelle. Di queste salviettine ne ho prese due. Fanno due cose, due tipi diversi, li proviamo. Poi ho preso questa, che mi hanno detto che è molto buona, della maschera serpente e chiocciola. Ne ho preso due. Questa qua, questa invece è per il bagno, è un bagno rilassante, profumato rilassante. Pure questo è per il bagno, non lo so, beauty bath, lo proverò. Questa qua è anche per il bagno al miele. Questa è, poi ho comprato due cartine, Kyoto e Tokyo, e poi delle cose da mangiare. Allora, vediamo le cose da mangiare. Questa, patatine, queste sono patatine, penso speziate. Marco, vuoi provare le patatine? No. Questi sono dei Kit Kat Mi è finito alla solo. fragola. Questa è, se avessi fame, se siete, una bibita al caramello. No, sto dissedando. Molto dissodante. Questi sono i dolcettini che dovrebbero essere quelli che mangia Doraemon, e poi sono i ripieni di fagioli e sughi. Questo è un dolcetto morbido morbido al cioccolato. Tutto questo è per il diabete. Queste sono delle patatine fritte, mi sembra, tac, ed è la carina l'immagine, perché dietro c'è una giraffa e formaggio e una salsiccia. Questa è un'altra torta al cioccolato che ho scelto Max. Questa invece è una pasta di quelle le filizzate. Questo è il famoso melon pan, che io volevo tanto assaggiare, quindi lo proveremo. Questo è un mochi, e di sicuro non ci piacerà, però vabbè, lo proviamo. Questo è di nuovo il dolcettino di Doraemon, un'altra marca. Lo proviamo anche. Per finire, due bibite. Una bibita che è questa al latte, tè al latte, e invece una semplice limonata, perché Marco vuole la limonata. Ecco qua.
Questa è la nostra prima spesa qui in Giappone. Ciao a tutti!